Ma siamo sempre alle solite, siamo in stallo perché ci sono delle rappresentanti istituzionali che pensano di fare opposizione in questo modo, facendo migliaia di ordini del giorno e emendamenti per ottenere qualcosa dal Comune. In realtà penso che sia lontano anni luce dal nostro modo di intendere la politica e soprattutto l'essere consigliere comunale, che deve essere per tutta la città, non soltanto per la tua municipalità, quando tu sei consigliere comunale di tutta la città. Per cui loro cercano, con questa pantomima che fanno ogni anno, di ottenere qualcosa dal comune, un comune ormai in uno stato di liquidità che sappiamo tutti qual è, per cui non ci sono soldi da chiedere al comune quest'anno, ma loro stanno andando avanti come ogni anno, quindi quest'ora e mezza di sospensione serve sia alla maggioranza che alla minoranza per andare a vedere di ottenere qualcosa con gli emendamenti. Ci risulta questo modo di fare veramente incomprensibile. È chiaro che siamo di fronte ad una manovra che prevede una serie di alienazioni, tutti sanno per le esperienze pregresse che queste alienazioni sono al limite dell'impossibile, o arriva una legge speciale o non credo che ci sarà ancora molto tempo per questa amministrazione e per questa città. E quindi noi faremo il nostro dovere, porteremo avanti le nostre istanze, quelle che vengono dai territori, ben consci però che la situazione è davvero una situazione critica, forse come mai prima d'ora. Tu puoi chiedere una legge speciale, ma devi spiegare di fronte ad una legge speciale quali sono le manovre che metti in campo per tenere poi tutto in equilibrio, perché non possiamo andare avanti a leggi speciali se abbiamo un sistema che genera continuamente debito e ad oggi con la riscossione è ancora fermo al 40%, l'incapacità di prendere questi crediti che ormai molti di questi sono inesigibili, la vendita del patrimonio che è al palo. Avere una legge speciale oggi significa salvarsi per 10 anni e trovarsi tra 10 anni punto e da capo. La verità è che bisognerebbe mettere in mano davvero alla finanza pubblica locale, trovare degli strumenti veri di accertamento, di riscossione, perché così la città non ce la può fare. Quando anche fossimo di fronte ad un miracolo delle alienazioni di questi beni, il welfare in 2 anni dimezza la spesa, sul trasporto pubblico ancora non si capisce bene che cosa faremo o non faremo con ANM, ma il dato vero è che per coprire i costi essenziali vengono concepite delle vendite che l'esperienza ci dica non ci saranno mai. Quindi questo è il tratto vero, insomma, di questo previsionale. Diciamo che ci si aspetta un dibattito abbastanza aspro, però le conclusioni sono ormai quelle già segnate. In bilancio le cifre sono quelle, si sta cercando di rimodulare un po' per quanto riguarda i cespiti messi in vendita. È chiaro ed evidente che qualche cosa ne verrà fuori, nel senso che le indicazioni sono state già indicate all'amministrazione che le dovrà valutare, soltanto che dovranno anche le nostre proposte essere valutate, nel senso che il bilancio non può essere alterato. Quindi se eliminiamo un cespito che oggi è stato messo in vendita, deve essere sostituito con un altro di uguale misura, economica ovviamente. Noi puntiamo a non far dismettere il centro agroalimentare, il famoso mercato ittico. Per quanto riguarda invece gli altri cespiti, vanno tutti quanti valutati perché il bilancio comunque non può essere alterato. Secondo la sua grossa esperienza che ha in Consiglio Comunale, è meglio approvare questo bilancio o andare al dissesto? Ma inizialmente sarebbe stato meglio andare in dissesto, perché poi alla fine in pratica noi ci siamo in dissesto. Un dissesto dichiarato nei primi 5 anni di questa amministrazione, politicamente per onestà intellettuale va anche detto che non ci sarebbe stata nessuna responsabilità di questa amministrazione. Andando avanti oggi con un debito che ce lo portiamo avanti nei prossimi 20-25 anni, è chiaro ed evidente che sarebbe stato meglio 5 anni di sofferenza e non 30.